di una partita che ho appena fatto in arena. Sono qui assieme al mio amico Salvatore. Saluta Salvatore. Salve, Sono qua e darò un commento a questa partita. Allora, sono appena atterrato a Pantano e come possiamo vedere già ho preso dello scudo. Poiché ho preso uno scudone grande. Sono arrivato qua e ho iniziato a cullarmi con i bombaroli. Ho iniziato un po' a girare un po' per il largo fino a che non ho trovato nessuna persona. All'inizio ero un po' Triste sia un po'. disolato, eh sì, ero un po' triste, non ci stava nessuno, volevo pushare mezzo mondo e volevo provare un poco a giocarmela bene in questo momento. Al momento non vedo nessun player, fino a che non mi accorgo che la zona di Pantano è una zona perfetta per poter lootare. Ma cerco qua, cerco un po' di roba, mi faccio i colpi assalto, lutto assai, prendo la roba, il metallo. Continuo fino a che non arrivo a pullarmi di Max. E qua da questo punto in poi arrivano a lottare sempre coi player. Allora, come possiamo vedere, questo fight è durato abbastanza lungo. Perché mi sono ritrovato davanti questo ragazzo. Allora, era andato qua. Stavo tutto quanto bello, felice e pieno di voglia di pushare mezzo rondo e sempre di voglia a morire. Che non mi accorgo che ci stava un player che mi stava, diciamo, aspettando. Trovo una cassa delle munizioni grande e subito dopo esco. Esco per poter controllare la situazione, come possiamo ben vedere. Dopo aver controllato, vado sopra al tetto dove prendo un'altra cassa delle munizioni e mi dirigo verso la zona vicino all'acqua. Prendo roba, lutto come farebbe un normale player. Ecco qua, mi accorgo che c'è qualcuno. Ovviamente io mi ero preso dal panico perché questo qua mi aveva proprio distrutto. Mi aveva proprio reso inerme da poter fare qualcosa e cerco in tutti i modi di potermi curare, che in realtà effettivamente riesco. Riesco comunque a saltarli, riesco comunque a non prendere danno. Anche se il player non sembra male dal punto di vista delle skill. Francesco, Dicami. così mi Alice? no, perché due persone come noi che non conoscono i limiti del cringe ci sono messi a vedere a fare video su YouTube? No, lascia stare. Perché abbiamo parlato del genere nei due? Come cazzo è possibile? Oh, dai! Non c'era il Guarda. genere. Dai, Vabbè, per tanto favore. preoccupati, le parolacce non sono bannabili su YouTube, quindi poi senza che. Vabbè, sì. Vabbè, come posso vedere, qua c'è un player che mi prova a Tecnicamente farmi del male, però non sembra in grado di farmi niente. Sono con 184 di vita. Il player si mette a camperare. E ovviamente cosa fa questo tizio qua con la skin così? Si mette a camperare. È una noia mortale perché ovviamente questo player sta camperando. Camperate troppo, troppo, troppo. Mi accorgo che se faccio un passo falso, lui è sempre pronto a pusharmi. In questo momento mi trovo nella condizione di prendermi la top. Infatti decido di non pusharlo. Dopo aver preso la top, vado qua, che lo vado a pushare, vedi? Come possiamo vedere, anche se lui mi fa un male cane. Però fortunatamente io ho Grazie. fatto 160 di danno e lo distruggo così, proprio meccanicamente parlando. Se arriva qua. Arrivo qua che mi devo scurare. Perché ho paura che arriva qualcun altro. E infatti le mie previsioni si avverano. Mi arriva questo qua che però riesco a, diciamo, a pushare. Come possiamo ben vedere. Anche se ho fatica un po' a editare. Allora, non perditela, ma siamo da 10 minuti il rec. Aspetta.
Arrivo qua. Inizio un po' a focussarmi su questo qua. Entro come se non ci fosse domani. Mi sparo, mi so il colpo. Pam, 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 colpo, colpo. Qua di tuoni fa un male. Fortunatamente riesco a tenere in salto la situazione e mi porto a casa la kill. Mi scudo, prendo tutta la roba che ha il questo cristiano e ricomincio a rigiocare. Tutto qua, tutto normale. Fino a che non mi rendo conto che ci sta un altro player che pusha. Mi accorgo che mi ha fatto un danno abbastanza notevole. Oddio, notevole, cheat, 35 di danno. Comunque, vado qua, pusho, mi metto a flexare le tech in arena, vabbè. Cosa che alquanto sbagliata perché finisci in mazzo in un secondo. Comunque, bam, vado qua, pam, sparo, misto. Proprio perché il player riesce a coprirsi per bene. Mi faccio un danno atroce, lo distruggo meccanicamente. No, non meccanicamente, con la mira, sbagliavo. Vado qua e fortunatamente è morto e mi ha dato l'uccisione. Mi curo. Una troppa di pesci. Ancora, ancora. E ancora, ancora. Torno e vado subito a lottare. Mi accorgo che questo qua si sta shieldando. Lo vado a pushare come se non ci fosse domani. Faccio un salto, ma lo prendo e provo ancora una volta a fare qualcosa. Vedo che è stato ucciso e allora ne approfitto per prendere il loot. Però, e mi distrugge. Qua ho veramente rischiato di perdere la partita. Qua ho veramente rischiato tanto perché avevo 5 di vita. Stavo giocando con l'ansia addosso. Mi metto una capanna. Scappo come un leone. No, un leone no, una gazzella più che altro. Comunque, vado qua, questo qua, va qua, tac, pam, colpo. Decido di non rischiare e cerco di prendermi un altro scudone. Me lo faccio, senza problemi, senza problemi. Torno qua. Cerco di non... Vado qua, tiro qua, 121. Come se non ci fosse un domani. E mi porto a casa la quarta kill. Continuo, 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 continuo. Qua trovo un me... No, mi trovo uno scudone. No, no, quasi me lo trovo infatti. Vado qua e mi trovo ancora chi mi dovrei trovare, altri player. Mi ritrovo. Ah, subito, danno preso. Qua è stato un po' difficile, perché comunque qua mi bloccavo nel passaggio. Per poco mi salvai. E per fortuna che mi accorsi che non stavo ancora in twist, che presi un danno enorme, stavo per morirci. Fortuna che mi missa il colpo. Non riuscivo a muovermi perché stavo in mezzo a due leoni. Vado qua, mi difendo. E mi accorgo che questi qua stanno qua vicino a me. Provo a ucciderlo per cercare di prendermi un po' di scudo. Vado qua, pam. Si copre, però io riesco con una bella mossa a distruggermelo. La partita è stata abbastanza lunga perché ci stavano tanti player e comunque la safe era piccola, ci trovavamo in mezzo a una montagna, io ero quella che si trovava in più in alto. Sono riuscito a sfruttare al meglio la situazione a mio vantaggio. Arrivo qua sopra in montagna con tutta la zona mia a portata di mano e che cosa guardo? E guardo che ci sta gente qua. Gente che si stava provando in tutti i modi a uccidersi tra di loro, cercando di fare... cercando di portarsi a casa dei meritati punti. Arrivo qua, scendo con cautela. Arrivo con questo che prova anche lui a farmi qualcosa, a farmi male. Vamo, 92, full boxato. Ha messo il colpo con la R. L'ho ucciso come se non ci fosse un domani. E riesco a dare a casa l'ultima kill. Ma come sono riuscito a vincere la partita? Questo caso è particolare. Perché qua sapevo che avevo dei nemici da contro. E quindi per poter portarmela a casa dovevo per forza o pusharli o farli morire di safe. Allora,
Mi accorsi che ci stava un player che stava costruendo e allora decisi di fare una tattica buona. Metto a fare 90, costruisco, build, overbuild come se non ci fosse un domani, un pazzoide. Ma vabbè, tra lasciare che stai, 35 li faccio. Con un po' di misto di colpi, però vabbè, comunque. Vado qua. Vedo la situazione, vedo che qua la gente ormai. Ah, qua mi è arrivato un player da dietro. Vado, salgo, salgo, salgo come se non ci fosse un domani. E inizio a valutare la situazione della safe. Fortunatamente qua ho sollecitato dei player. E ho vinto la partita.